Noi, patrimonio? In questo momento il progetto più importante che riguarda la Libia è l'auspicio che questo governo che è stato presentato possa essere votato dal Parlamento, perché con un governo in Libia sarà più facile dialogare per la sicurezza non solo dei monumenti, ma per la sicurezza complessiva. Noi sappiamo che il rischio di espansione del terrorismo in Libia c'è, ci sono dei nuclei a Derna, a Sirte, c'è la possibilità che per le sconfitte che il terrorismo subisce, che il Daesh o ISIS subisce in Iraq e in Siria, possa volersi espandere in Libia. Quindi noi abbiamo bisogno di un governo, e con questo governo ovviamente si potrà progettare anche le necessità di messa in sicurezza del patrimonio architettonico, culturale, storico.